Harold, ho qui il formulario del servizio computerizzato di selezione matrimoniale giovanile. Dice che scartano gli obesi e i brutti e quindi deve trattarsi di un'organizzazione molto seria. Come prima cosa c'è l'inchiesta sulla personalità che si deve riempire e restituire. Allora, sei pronto, Harold? Ecco qua la prima domanda. Vi sentite a disagio nel conoscere persone nuove? Beh, io credo che ci voglia un sì, non sei d'accordo, Harold? L'educazione sessuale dovrebbe essere impartita fuori dalla famiglia? Oh, io direi di no. Che ne dici, Harold? Sì, allora qui mettiamo no. Terza, le donne dovrebbero concorrere alla presidenza degli Stati Uniti? Non vedo perché no. Decisamente sì. Ricordate le barzellette che ascoltate e provate piacere a raccontarle agli altri? Tu questo non lo fai, vero, Harold? No, assolutamente no. Avete spesso la sensazione che forse la vita non vale la pena di essere vissuta? Eh? Tu dici, Harold? Sì? No. Oh, mettiamoci un X, non sono sicura. Secondo voi l'argomento sesso viene sfruttato eccessivamente dai nostri mass media? Qui bisogna dire di sì, non ti pare? È difficile per voi accettare delle critiche? No, qui mettiamo no. Avete qualche volta delle emicranie o dei mal di schiena dopo una giornata un po' densa? Sì, e come? Vi addormentate facilmente? Direi di sì. Siete a favore della pena capitale per l'omicidio? Sì, vorrei vedere. A vostro giudizio, le riunioni mondane sono di solito una perdita di tempo. Oh, signore, no. Dio può influenzare le nostre vite? Ah, sì, assolutamente sì. La vostra religione personale o la vostra filosofia prevede una vita dopo la morte? Sì, certo. Ci mancherebbe. Vi piaceva la vita quando eravate bambini? Oh, sì, eri un bambino meraviglioso, Harold. Credete che la rivoluzione sessuale stia oltrepassando i limiti? Sì. Trovate sgradevole l'idea del cosiddetto scambio delle mogli? Boh, io trovo sgradevole persino la domanda. Avete... Ah, per favore. Avete alti e bassi senza un valido motivo? Oh, ecco, questo degli alti e bassi sei proprio tu, Harold.